Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, a questo giro nuovamente insieme a Lorenzo Muselli dell'Armageddon Team, che è arrivato quarto all'ICS di Dortmund con Unchained. Ma ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jugstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il link del loro store e il mio codice sconto qua sotto in descrizione. Mentre invece, se avete bisogno di roba TGC, trovate il link di Card Game Corner, ovviamente con anche il mio codice sconto. Mentre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Fatte tutte queste premesse, adesso facciamo entrare l'ospite. Ciao Lore, sono contento di averti qua, assolutamente, perché questo conferma, uno, che come giocatore, nel senso, non è stato casuale che l'altra volta hai vinto. In più, nel senso, non sei l'unico del team tuo che effettivamente ha fatto top, quindi bisogna farvi un plauso a tutti, perché a parte Marco che ieri mi ha raccontato che ha preso il cazzo a dei due, però nel senso, oltre a te ci stava pure Luigi, mi sembra si chiami, quello che ha preso il cazzo da Flander. Sì, c'era Gianluca, I Love Beer, sì. C'era Sgotti, Tarsi e Cefora. Mario non era venuto? Eravamo in 5. Perché non... Mario è venuto, sì, però ha perso il day 1 e quindi non ha fatto poi day 2. Ah, ok. Allora, io ovviamente devo partire con la solita domanda. Come è andato il torneo e quali mazzi hai beccato contro? Allora, il problema è che non me ne sono scritti, però vabbè, allora. Più o meno, no, il torneo è andato, cioè, il massimo che potevo fare l'ho fatto, cioè, non mi recrimino niente. Le partite che ho perso sono stato perché... Ah, beh, partendo dal presupposto che è il primo torneo che su 18 partite ho vinto solamente 3 dadi. Oh, che è stato veramente come giocare tipo Unchained going second. Quindi, però vabbè, no, il mazzo sapevo che era comunque forte andando secondo. Ovvio che se vado contro mazzi tipo Despia o Ricca e vado secondo, poi comunque diventa difficile. Perché ad esempio ho perso 3 partite il weekend, sono andato secondo contro Despia, vado pure a Tina, eccetera. Ho perso contro Labyrinth, che ho perso il dado, è sempre Labyrinth, il dado così. E poi ho perso in Future contro Ricca, perdendo sempre il dado. Il torneo è andato il massimo che potevo fare. Poi, allora, di mazzi ho beccato veramente tutto il meta, veramente tutti i mazzi diversi. Il matchup migliore, cioè, ho beccato tipo 4 Furreli, che è stato il matchup che ho beccato di più. Contro tutti e 4 ho perso il dado e ho sempre vinto 2-0 contro Furreli. Non... O probabilmente perché beccavo magari gente che non era all'altezza, però comunque, non lo so, mi è sembrato un po'... Ad esempio un impairment sul gatto nero fa sempre male, cioè, parlavo prima con Marco, lui e Marco giocava pure lì questo evento, e niente, comunque sapevo bene o male dove tirare le cose, perché lui, ci siamo parlati con lui, e mi ha detto un attimo come giocarmela bene contro pure lì. Il matchup peggiore era Flander. L'hai beccato? Ne ho beccato solamente uno in top 8 contro il mio compagno di team, Tarzano, sì. E ho vinto perché, beh, G1 mi ha fatto tipo doppia trappola RP e ho perso. C'è scritto skip al turno su quella carta, dai, parliamoci chiaro. Esatto, G2 invece sono partito io forte perché di Prosperity ho rivelato Mistaken Arrest, che è tipo è la carta più forte contro Flander. E poi G3 partito con Prosperity, faccio Ash Prosperity e passa senza, perché aveva in mano tipo la continua, due rapide e la trappola arpia. Ah, non poteva fare niente. Esatto, e quindi poi, però sì, il matchup peggiore è sicuramente Flander, perché il board che fai, l'unica interazione che c'hai è solamente la trappola che spacca uno, perché ovviamente non parti, cioè senza sapere il mazzo non parti con, appunto, con ad esempio con l'Xyz Pendolo che si fa contro il Machinex, che si fa contro Flander, e quindi è veramente difficile. Però vabbè, fortunatamente l'ho beccato solamente uno, basta. Poi ho beccato tutti i mazzi, da Mannadium a Unchained, da Despia, Chimera, anche Mikanko ho beccato. Sì, infatti volevo parlare un attimo su quello. Sì, che tra l'altro ha fatto il future il turno prima, cioè che ho beccato io. Cioè in top ha fatto il future in top, non so, 32 esatto. Sì, mi sembra. E fortunatamente, cioè io sapevo che andavo incontro lui e ho chiesto a un mio amico che lui giocava Mikanko e mi ha detto già subito le carte che devo fermare, gli effetti più fastidiosi, come giocarmi, insomma, e grazie a lui, insomma, me la sono cavata e in qualche modo ho vinto. Cioè, però anche lì, cioè, gli effetti non... No, purtroppo non ero molto preparato contro Mikanko, cioè, vabbè, giustamente. Praticamente lì te lo sei imparato al momento, come è stato con Vanquish l'altra volta. Esatto, che tra l'altro avevo un mezzo flashback, perché sapevo che, cioè in top 4, sapevo che dall'altra parte c'era Vanquish Soul. Quindi in finale eventualmente potevo ribeccarlo. Quindi c'era un bel flashback, però purtroppo non è... Guarda, non sarebbe stata una cosa incredibile. A questo giro però lo conoscevi. Esatto.
c'è un mezzo hype che dall'altra parte c'eravamo qui soul, quindi prove. No, diciamo che a sto torneo tanto me lo immaginavo che comunque avessi beccato tanti mazzi, perché parliamoci chiaro, c'era il 52% di altri mazzi oltre a Branded, Labyrinth, Flander, Tear, Purely e Unchained. Quindi già il meta era ampio, in più c'era più della metà che era anche altra roba. Se non ricordo male, può essere un feature, ho visto una ala nera, mi sembra, e ti chiedi ma perché a un ICS portano ala nera fondamentalmente? Sì, vabbè, dato che comunque dopo il ban di Arise, che io personalmente volevo portare Kashtira perché era sempre il mazzo più fastidioso e più solido, insomma. Mm-hmm. Però dopo il ban di Arise è normale che poi mazzi come ad esempio Tierlament o mazzi che usano molto il cimitero, sì, e diventano più popolari. Comunque la gente non si fa più scrupolo a portare mazzi del genere. Mm-hmm. Ad esempio Tier ce n'erano veramente tanti. Sì, Tier. Top 4 ce n'era il 16%, visto. Esatto. Questo sta a significare che comunque la gente, cioè questo meta qua in particolare, era molto difficile da preparare perché sapevi giocare contro tanti mazzi. Mm. No, più che altro mi fa strano vedere il 13% dei Dragon Link, soprattutto dopo che tipo Caspesi gliel'hanno messa a uno, quindi pensavo l'avessero hittato di più, però non sembra. E diciamo che c'è Dragon Link, se da una parte ha visto limitarsi Magda, Monte, Chaos Space, dall'altra però non deve più beccare Kashtira, che è il matchup peggiore. Quindi certa gente ha detto ne vale la pena giocare Dragon Link, e quindi lo gioco. Anche perché comunque i Bestial, cioè, bene o male, sono forti contro, sì, tutto, a parte Flandre. Quindi io la rispetto come decisione. Cioè, ad esempio, il mio compagno di team Gianluca, sì, ha sempre giocato a Dragon Link. Non aveva senso per lui non portare Dragon Link. Cioè, ha raggiunto talmente un livello così elevato con Drago, che anche limitato Magnamont e limitato Chaos Space, ha fatto bene comunque, insomma. Quindi sì, su questo sono completamente d'accordo. Cioè, alla fine sapevi già le giocate appena c'avevi le carte in mano, fondamentalmente. Non dovevi neanche perdere tempo a pensarci. Mentre te, perché hai voluto giocare Unchained, fondamentalmente? E col senno di poi, cambieresti mazzo o lo riporteresti? Allora, ho provato tanti mazzi. Cioè, per questo evento qui ho provato, ad esempio, Chimera, Runic. Cioè, a me piace già in Runic. Però il problema di Chimera è che perde molto dalle HT. Cioè, nel senso, se vai contro un giocatore che sa giocare contro quel mazzo, le HT te le tira nel punto giusto e tu perdi. Cioè, automatico. Sì. E quindi non andava bene. Pure lì non mi piaceva, ed Espia, per il solito discorso di barrier, che non volevo perdere da monocarta, comunque cioè non posso, io non posso, ad esempio gioco pure lì, non posso tirare Ash, non posso tirare un HT mostro, che ho paura che quello fa trust, setta barrier e ho perso. Quindi questa cosa la volevo evitare. E ho provato Unchained. Unchained era sicuramente il mazzo più aspettato, il mazzo, diciamo, la gente si era molto preparata contro Unchained, era molto rispetto agli altri eventi che ha fatto bene, e però ho valutato e ho pensato che comunque ne valesse la pena giocare Unchained, anche se è il mazzo più aspettato, il mazzo più rispettato, uno dei mazzi più rispettati, e molta gente sa quello che vai a fare poi, quindi. Però vabbè, nonostante questo ho pensato che comunque fosse la scelta migliore per me, perché mi sono trovato veramente bene col mazzo, e soprattutto perché è un mazzo che non ha giocate standard, cioè sì, è un mazzo che tu ti puoi adattare in base alla situazione, puoi fare giocate diverse in base alle carte che vuoi giocare a contro, e questo mi è piaciuto perché è molto flessibile come mazzo, cioè tu puoi fare giocate diverse, e quindi no, Unchained ho valutato che era la miglior scelta per me, perché ho tempo, una o due settimane ho giocato solamente quello, e quindi ho massimizzato le giocate, e quindi avevo le mie 5 carte e sapevo come sfruttarle al meglio sempre, e questo è quello che poi mi ha fatto decidere di portare Unchained. E poi perché appunto, niente, secondo me è il mazzo più, uno, non il mazzo più forte, perché non c'è il mazzo più forte questo formato, però era il mazzo più con cui mi sentivo più confident. Ok, ci sta. Diciamo che tanto l'opzione era avere la possibilità di prendersi barrier o fa il tumore e usarla a proprio vantaggio giocando Labyrinth. Dai. Non so, l'altra opzione era quella, però no, se ti piace un mazzo con tante giocate, Labyrinth e Flander potrebbero essere le opzioni migliori. Diciamo che parte del mio team ha giocato Flander, quindi diciamo che da una parte mi sono sentito un attimo in dovere di provare il mazzo, solamente che avevo troppa paura di anche di briccare, ma anche di beccarmi troppi Zombie World. Infatti questo evento qua molta gente giocava Zombie World, e quella è la carta che dà veramente fastidio a Flanders.
e quindi comunque ho provato Flandre. Però Unchained mi sembrava quello che, nonostante tutto, fosse sempre in grado di giocarsela. Cioè, anche la carta peggiore, Dark and Beyond One, sì, bene o male, cioè, ci puoi giocare contro. Quindi niente. Poi ovviamente, ad esempio, ho beccato Pureli mi ha fatto Shifter, ad esempio, ho fatto Trust, sono stato Barrier e ho vinto con Barrier. Cioè, è proprio il motivo per cui non ho giocato con Mazzini. No, ma poi, adesso ridendo e scherzando, anche il giocatore che giocava ricca c'aveva Zombie World di side. Quindi a prescindere se te lo beccavi con Flander, te la si dava sicuro. Esatto, esatto. Perché sì, perché la gente... Cioè, Flander è forte, però poi quando la gente comincia a rispettarlo, è sempre stato così, quando la gente comincia a rispettarlo diventa un pochino meno. Ad esempio, l'ultimo WCS che c'è stato, il WCS di Cancun, mi pare, dove ha vinto Flander, o Vancouver, non mi ricordo, dove ha vinto Flander, è stato il WCS perfetto per Flander, perché nessuno lo rispettava, cioè nessuno giocava a Zombie World, nessuno, e tutti gli Unchained non giocavano out a Flander, quindi automaticamente se tu con Flander beccavi Unchained avevi vinto, cioè a meno che non briccavi o queste robe qui, però non potevi perdere, mentre questo evento qua la gente era più preparata. Mentre per quanto riguarda la lista del mazzo, c'è qualcosa di particolare oppure c'è qualcosa che cambieresti, sia main, extra, side? No, allora la lista... Allora io sono dell'idea di questa cosa qua, che non sempre bisogna inventarsi qualcosa, non sempre bisogna trovare la cosa troppo innovativa, delle volte basta avere una lista solida e sfruttare al meglio le possibilità che gli dà il mazzo e giocare al massimo delle tue possibilità. Questo è quello che ho fatto io, cioè la mia lista non c'è niente di innovativo, cioè è una lista solida, è una lista che sicuramente appena era iniziato, cioè prima del torneo sapevo che era una lista veramente ottima, perché avevo risposto a tutto, cioè io ho analizzato i problemi del mazzo e ho cercato di rispondere al meglio. Ad esempio, il problema del mazzo era Flander, va bene, G1 non posso rispettarlo troppo, però comunque le 6 HT le posso giocare, tipo 3 Ashe, 3 Impermanence, che sono comunque utili. Mentre di side ho 6 carte che fanno da draw, che sono Droll e Mistaken Arts. Cioè Mistaken Arts è veramente, secondo me, la miglior carta contro Flander, perché la puoi mettere anche a nanosecondo, e se ti fanno trappola arpia, tu la puoi fare nel tuo turno ed è lockato anche nel turno dopo. Quindi, questo... Cioè, la lista è veramente, secondo me, perfetta. Giocavo 42 carte. Ci sta per Unchained, perché gioca delle carte un pochino brick, come il pendolo, quello dei contratti, sì. E Shyama, delle carte abbastanza brick. E quindi 42 carte ci stava. Non ho mai brickato, l'unica volta che ho brickato è stata in Fuse. Quindi diciamo che il mazzo ha workato. E niente, ad esempio poi ho analizzato tutti i problemi. Ho analizzato un problema che poteva essere Ible, sì. Che Rescue Ace giocava. E allora ho messo l'Inguribo di extra, perché c'avevo uno slot libero, ad esempio. Però non c'è... Ah, poi lo switch che ho fatto magari il venerdì, sì. Ecco, ho tolto i Nibiru di side e ho messo i corvi, perché ho pensato, allora, Nibiru quando lo metto? Lo metto contro a mirror match, ok? Però a mirror match ci possono giocare attorno, cioè a meno che non vado contro un giocatore che, gioca a caso, però bene o male è giusto giocarci attorno. E quindi... Sì. Usare una carta, metti, e poi gli altri giocano attorno non è mai l'ideale. E mi servivano tre carte che coprissero anche altri determinati matchup, come ad esempio Despia o Chimera, anche Pureli, perché Corvo contro Pureli è forte. E quindi Corvo è risultata molto forte, anche perché come sesta carta è molto forte. E niente, l'unico switch che ho fatto è questo. Poi il mazzo l'avevo già scelto qualche giorno prima, cioè la lista è sempre quella. E poi avevo il dubbio di un talent, avevo il dubbio di... cioè giocavo due talent di main alla fine, sì. E avevo il dubbio se giocare o due talent o un talent con Araldo dell'Abisso per pure. Però alla fine se si settano una magia in più rapida, giocano attorno ad Araldo. E poi mi è capitato molto spesso che magari mi tiravano un HT e io avevo talent, e con talent vincevo la partita, mentre magari con Araldo dell'Abisso non ci facevo niente. Sì. Quindi sono certi spot che mi hanno fatto scegliere la seconda talent rispetto a Raldo della Pista. Poi per il resto tutto solido. L'importante di questo mazzo è non sbagliare le giocate, perché hai veramente tante giocate che puoi fare. Mi sono accorto comunque durante il torneo che ci sono davvero tante giocate che puoi fare col mazzo, e l'importante è scegliere sempre quella. Ma tipo, non ti è mai capitato, tipo per quanto riguarda Evelyn e Barrier, di volerla subito ma in monocopia non ti arrivava e dovevi passare per forza per Trust per riuscire a vederla in mano? Allora, diciamo che... allora, Barrier mi è capitato due volte di attivare, nel senso contro Pureli mi hanno tirato Shifter, ho fatto Trust,
portato varie. Lo stesso contro un Despia, che mi ha tirato Shifter, ho fatto anche lì Trust, ho fatto Prosperity, ho preso Trust e Trust ho preso varie. Vabbè, diciamo che comunque il mazzo anche, cioè, non devi per forza pescare varie, perché se tu fai la combo normale, tu fai la combo normale, bene o male, cioè, se te la giochi bene, vinci. E mentre se incominciano a fermarti con l'HT, se ti fanno quel Bestia, il Nibiru, così, Trust e Talent diventano molto forti. E quindi volevo, anche perché non avevo molto spazio di side, quindi non avendo molto spazio dovevo un attimo trovare il giusto compromesso, insomma, e quindi ne mettevo giusto una di barriere. Poi comunque anche, cioè, andando prima bene o male contro tutto, a parte contro magari tipo Labyrinth, così, mettevo Mistaken Arrest, mm-hmm. che comunque era tipo Mistake, cioè, quindi è forte. Anche a Mirror Match lo mettevo, perché bloccava Prosperity, blocca Trust, blocca la magia Unchained, blocca veramente tante cose, quindi no, perché comunque... Cioè, non giocavo appunto tre barrier così perché avevo già Mistaken Arrest. Mentre Evelly era monocopia giusto per Chimera, perché Chimera, cioè, in standby solitamente ti fanno il livello 4, tributano, evoca la Chimera grossa dal mazzo. Per aggiungere due, a quel punto tu lì potevi fare Trust, Evelly e pulivi tutto. Quindi ne giocavo una per questo motivo qua. E anche fondamentalmente perché non avevo spazio. Cioè, è proprio calcolata al millimetro, sai, per... E che proprio non c'era, cioè, tipo Droll è fondamentale, Mistaken Arrest pure, Encore anche lì, Encore io sapevo che c'erano tanti pure lì, quindi l'ho messa, però non l'ho mai attivata, quindi quella là è magari quella carta che si poteva meno male cattare. Poi appunto tre corvi, cioè fondamentali, e poi le monocopie Change of Heart, Evelly e Barrier, cioè, secondo me è perfetto perché è giusto compromesso per tutti. Ok, sì, mi sembra giusto. Comunque, visto che, vedendo anche il filmato, il tuo feature, c'avevi una faccia da funerale a fine partita, domanda molto importante. Cosa ne pensi di Ricca e secondo te Julius si meritava di vincere, in generale, come player? È stato veramente così bravo da vincere l'ICS o dici che qualcun altro si meritava il premio? Non dico te in primis, ma anche quello che è arrivato secondo oppure qualcun altro. Cioè, c'erano player più forti? Allora... io Ricca penso che sia un buon mazzo, cioè sicuramente è un mazzo che comunque vincere due europei, un WTS, veramente, cioè, deve essere forte come mazzo. Non nego che comunque, cioè, vincere il dado con Ricca ti aiuta, e mi hanno detto che comunque vinceva tutti i dadi, cioè, quindi quello ti aiuta sicuramente. Ovviamente per vincere un WTS non basta questo, cioè devi saper giocare, ovviamente, quindi se ha vinto vuol dire che se lo meritava, eccetera, quindi non dico il contrario, ovviamente. Ovvio che c'è un po' di amarezza, perché comunque, cioè, personalmente è un giocatore che non ho mai avuto il piacere di vederlo in qualche altro evento, quindi non so, il primo evento così, vincere ovviamente è una grossa soddisfazione per lui. È normale che comunque sono più per la gavetta io, cioè sì. Sono più per fare tanti tornei e crescere man mano, piuttosto che arrivare a un torneo a caso e boom, vinci, dici. Esatto, però beh, è comunque una soddisfazione per lui, penso. No. Quindi niente, però come ho detto prima, per vincere un torneo deve essere in giornata, lui era in giornata, ha vinto tutti i dadi, G2 Bricco era in giornata, va bene così. Allora, adesso sarebbe divertente che alla prossima Banned ci becchiamo Loci e tipo A1. Lo spero. Sezione mostri normali, i pezzi d'Exodia, Loci. Farebbe un po' ridere, però giusto così, tanto tempo che in giro il mazzo e comunque fa sempre bene, quindi non dico bannarlo, però nel senso limitarlo un attimo di potenza. No, su quello ci sarebbe quello o Draia, su uno dei due nel pratico. Esatto, sì. Esatto. Che poi mi è stato detto che in top 64 ci stava anche un ragazzino di 14 anni. A parte che è già fantascientifico che ci sia un ragazzino a un evento, perché i ragazzini tipo non giocano a Yugi da almeno 10 anni. Però sono molto contento per lui, nel senso, non me l'aspettavo. Sì, cioè fa capire che comunque è un gioco che premia chi gioca bene e chi lavora sodo. Magari quel ragazzino è la prova vivente che comunque non servono anni di esperienza per fare un buon risultato. Basta la voglia e la determinazione, sì. Quindi niente, anche a me ha fatto piacere, perché comunque 14 anni, fare la prima top è veramente, cioè, deve essere contento, insomma. No, non è da tutti, assolutamente. Secondo me c'ha un grande futuro come giocatore se continua a giocare bene. Poi l'ultima domanda, e dopo vorrei fare due robe che sono un po' fuori dal torneo. Nello scorso video hai detto che l'ICS è più difficile di un nazionale, a parte che il meta era spaccato in 6.000 mazzi, però effettivamente è stato più difficile, cioè il livello dei player era più alto qua all'ICS o al nazionale? Ma, dico
questo WSS qua non ho particolarmente sentito la differenza, sì, perché comunque magari in top, sì, magari in top ovvio che magari man mano che vai avanti becchi sempre giocatori più esperti, però non ho sentito grossa differenza. Cioè questo WSS come tutti gli altri è sempre stato difficile, però il nazionale di quest'anno era veramente difficile, non solo per i giocatori ma anche per il risultato che dovevi poi andare a fare, perché comunque erano 11 tour in top 32, qualche 9-2 non entrava, non mi ricordo, però comunque cioè, il livello, come ho detto prima, in Italia comunque si è alzato, e questo WSS qua appunto non ho sentito grossa differenza. Va bene, adesso sì, avevo detto che non parlavamo dell'evento, ma si parleremo ancora dell'evento. In una situazione come questa che avete affrontato la scorsa settimana, dove il meta è praticamente tipo inesistente vista la mole di mazzi, come ci si può preparare per poter giocare bene sia di main che di extra che di side? Perché nel pratico io non posso testare contro 65 milioni di mazzi, però nel pratico la situazione era quella. Sì, allora diciamo che tu devi stilare una sorta di ipotesi, cioè nel senso tu fai una previsione e dici tot saranno questo mazzo, tot saranno quel, ok, quindi vai a rispettare quei 4-5 mazzi, ok, che secondo te saranno maggiormente presenti. Poi ovvio che ti prendi appunto il ricca di turno o infernoble o non so, mazzi così, non puoi essere, matematicamente parlando a livello di side in side out così, non puoi essere preparato veramente contro, sì, tu. Quindi vanno fatte delle scelte e queste scelte vanno fatte in base a quello che ti aspetti. Cioè ad esempio io mi aspetto, non so, due Flander, due Unchained, due Furly, due Despia e altri random, mi preparo maggiormente su questi mazzi qua che penso posso incontrare maggiormente. Mm-hmm. E poi contro tutto il resto comunque, ecco perché a me piace avere carte versatili. Cioè sì, mi piace avere carte versatili perché se becco un mazzo così a caso, comunque se ho carte versatili posso mettere quelle. Mentre se ho ad esempio quella che non mi è piaciuta, Exusen Core, che sono carte che comunque sono solamente contro un mazzo, le puoi mettere solamente contro quel mazzo, il resto non funziona così bene. Esatto, questo perché è il motivo per cui a me piacciono di più le carte versatili, le carte che comunque metti contro bene o male tutto. Cioè Corvo, Droll, Mystic Nares, Change of Heart, Heavenly. Cioè sono tutte carte che bene o male le siddi, cioè contro bene o male tutto. Mentre Xen Core, vai contro Infernoble, non c'era niente. E questo, quindi avere fare una previsione e avere carte versatili, questo un attimo ti aiuta a fixare questo problema. Tipo te ad esempio ti aspettavi che ci fossero tutti questi mazzi differenti, oppure pensavi fosse una cosina, una cosa un pochino più ristretta? Ma allora diciamo che ultimamente i giocatori di Yu-Gi-Oh! Ai tornei portano sempre mazzi, cioè ultimamente sto vedendo che comunque anche in meta Kashtira non c'era tutta sta predominanza di Kashtira, e quindi mi aspettavo che comunque in un torneo del genere potevo beccare veramente tanti mazzi diversi e quindi appunto dover essere preparato contro più mazzi. E quindi sì, cioè sì, perché comunque la gente, appunto come ho detto prima, la gente non sempre si prende il rischio di giocare il mazzo più forte, quindi cerca altre vie, gioca mazzi più inaspettati. E quindi ovviamente arrivate, ad esempio è stato diciamo il primo evento, mi dicevano, e il mazzo più portato era solamente l'11%, cioè il mazzo più popolare. Mm-hmm. Era solamente l'11% di tutti i mazzi, che era Unchained. Unchained era il mazzo più portato dell'evento, solamente l'11%, quindi questo fa capire la varietà del meta e comunque appunto la voglia dei giocatori di usare mazzi differenti. No, ma se andiamo un attimo ad analizzare fondamentalmente quest'anno rispetto agli anni passati con Bode, Double, Pote, dove entravano all'interno del meta dei nuovi archetipi, come c'è stato Sprite, Tier, poi sono usciti Bestial, e nel pratico quest'anno non è uscito niente, sono usciti dei supporti Infernoble, dei supporti per Purely, dei supporti per Unchained, adesso devono uscire i supporti per il mazzo con gli idranti, nel pratico sì, sono solo dei supporti, roba che è già uscita, quindi sì. Non c'è una vera e propria predominanza. Non so adesso Konami cosa voglia fare per quest'anno, ma a questo punto, anche guardando un pochino più avanti, beh, in Agov ci sono le carte Horus, poi ci sono Diabellestar, a gennaio esce con i Centurion. Boh, vediamo adesso che succede. E parlando adesso soprattutto di Agov, cosa ti aspetti? Cioè, nel senso, dal meta? Allora, io... diciamo che... c'era stato un reset nell'agosto scorso con l'uscita di Pote, c'era stato un po' un reset totale, infatti poi dopo l'uscita di Pote si sono giocati solamente 2-3 mazzi, erano Sprite, Tier e poi un po' più giù Flander fondamentalmente. Poi con le bande successive, ovvio che poi sono uscite delle espansioni in cui sono usciti dei supporti per mazzi che c'erano prima, ad esempio appunto Kashtira,
poi in seguito per Unchained sono usciti Chimera, sono usciti i supporti, cioè Pureli. Quindi adesso ci sono veramente tanti mazzi, poi con l'uscita di Agob. Io non sono molto moltissimo informato, però so che esce lo Structure dei Fire King. Sì, quello dovrebbe uscire a breve. Esatto, e poi c'è Agob dove escono gli Horus e altre carte particolari. Adesso io non sono molto informato, però cioè, so benissimo che se non c'è una, non ci sarà una banda da qui ad esempio fino a Bologna, al WSS di Bologna, è ovvio che i mazzi aumenteranno, perché ti puoi beccare Fire King, lo stesso Salamangreat che non ha ricevuto supporti immediati, cioè no, in realtà ha ricevuto i supporti, quali ad esempio il mostro che aggiunge, Sì, il salamangreat di fuoco, l'ho sbustato tipo Esatto. ieri. Ecco. Quello è buono, esatto. Ok, Poi con la nuova banner hanno messo tre gazzelle, e quindi magari un mazzo che anche questo WSS me lo aspettavo, magari qualcuno, però non ho visto. Però qualcuno mi aspettava che giocasse Salamangreat, perché comunque è un buon mazzo, un mazzo mid-range tipo Unchained, però che nessuno ha portato, quindi questo mi sono un attimo, anche perché all'inizio io volevo giocare in Nibiru anche per Salamangreat, perché avevo paura che... beccarlo. Esatto, sì, perché comunque una lista abbastanza con tanti HT con Gozen, così era molto fastidiosa, però alla fine nessuno l'ha usato. Dico solamente che cioè, con l'uscita di Agob, secondo me, se non c'è una banned, se non ci dovesse essere una banned, i mazzi incominciano a essere ancora di nuovo tali, quelli che ci saranno, quindi non so, staremo a vedere. Boh, io adesso mi aspetto, cioè, nel senso, al torneo mi aspettavo anche che ci fosse anche qualcosa tipo sincro, visto che cioè, era uscito Revolution. Poi non so se c'è stato, io non mi sembra di averlo visto in Future. Oh, mentre per quanto riguarda Agov, con i supporti Horus, da come ho capito, cioè, i supporti Horus dovrebbero dare una mana a tier. Quindi Sì, ci esatto, becchiamo cioè. un altro meta tier l'anno dopo in un'altra salsa. Mi sembra un po' eccessivo, però. Allora, Synchro è un mazzo che c'era all'inizio formato, cioè inizio formato, proprio inizio quando era appena uscita l'espansione. Sì. I mazzi popolari erano Mannadium e Synchro. Di conseguenza i mazzi giocavano tipo dalle 9 a 12 HT per paura di questi mazzi. Però sono mazzi che nascono all'inizio formato e sono destinati a sparire perché dopo un po' si capisce che comunque se perdi il dado perdi sempre. Se vinci il dado non è detto che vinci perché comunque giochi tanti brick. Esistono le Così. HT, Nibiru. Esatto. Questo per Synchro. Mannadium è un altro discorso perché è un altro tipo di mazzo. Cioè, ha giocato, ad esempio, il mio compagno Team Ceppola ha giocato Mannadium. Ha fatto top a questo WSS e lo giocava molto. Invito a vedere la lista poi. Non è un mazzo che solamente vuole fare combo. Infatti, lui ha vinto pochissimi dadi. Ma andando secondo ti cappava sempre. Diciamo che mazzi come Synchro, così che se voglio andare solamente primi e fare Synchro per evocare tutti e quattro, mo 5 mosse sul campo, così poi dopo un po'. A meno che non vinci tutti i dadi, non vai avanti. Cioè, anche perché poi ti piovono i droll. Shifter, così, e lì sono i problemi. Sì, Non sa so cosa fare. soprattutto adesso Quindi. che tanto Flander abbiamo visto che se gioca, diciamo. Esatto. No, Cavallo. aspetta, considerando Flander e Tyr che è tornato, gli shifter voleranno sicuramente. Vedo se c'era Kashtira. Se ci fosse stato Kashtira ancora e Arise, secondo me il meta rimaneva. Cioè, sempre Kashtira. E poi, tipo, Tyr non era mai giocato. O Salamangreat non esisteva. Cioè. Comunque tutti questi mazzi qui con Arise non ci sarebbe, non li avrei manco calcolati. E appunto poi quando hanno mandato Arise tutti questi mazzi qui sono tutti validi. Cioè, infatti adesso a un evento io consiglio sempre di usare il mazzo con la quale sei più confident, perché non c'è il mazzo più forte attualmente. Ha vinto Ricca di WSS a Dortmund. Questo fa capire che c'è cioè, qualsiasi mazzo era buono. In finale contro Vanquish Soul. Questo fa capire che qualsiasi mazzo giocato bene e avendo un piano in testa, avendo un piano per ogni matchup, un piano per ogni situazione, ti dà sempre comunque una possibilità. E quindi questo. Sì, poi in Agob usciranno gli Horus. Allora, io non sono ancora totalmente informato, poi l'espansione uscirà tra 2 settimane. Sì, più o meno, che tanto stanno uscendo gli spoiler. Esatto. So che esce un Link 2 molto generico e forte. Sì, SP. Esatto, quello là è molto forte perché. Innanzitutto perché è una carta generica. Quindi come ad esempio può essere una Zalea così, va presa per qualunque. Va presa. Cioè, quella esce l'espansione, tu devi avere una di quelle, almeno perché sai che è una carta talmente generica che la puoi giocare in qualsiasi mazzo. E quella è una carta forte. Poi esce il contro Zeus, Sì, no? Quello. Typhoon, che praticamente Esatto. nega Zeus.
mettiamola così, tra virgolette. E poi c'è il reparto di Abellestar, vabbè, avrò pronunciato sicuramente male il nome, che comunque, da come ho capito, si splasherà tipo ovunque, quindi sì, bene. Esatto, che tipo c'è una magia che aggiunge livello 1 fuoco, può essere. Sì. Esatto, quindi ti dà accesso magari alla carta come Kurikara, che è livello 1 No, aspetta, fuoco. Non aggiunge, evoca, ho sbagliato. Evoca, ok. Quindi è un Tanner. Mi sfugge il nome. Me l'hanno tipo spiegata la settimana scorsa. Sì, ma neanche ti dico, neanche io sono abbastanza informato ancora. Però magari mi metto un po' la settimana e cerco di studiarmi il più possibile. Però sì, cioè diciamo che ci sono carte interessanti che ripeto, se non ci dovesse essere una banned diventerà poi difficile capire come si delineerà il meta. Secondo me non ci sarà una banned perché c'è stata due settimane fa, quindi non è che... Probabilmente verrà annunciata dopo l'ICS nostro, che tanto è il nostro meta, sì, a dicembre, e partirà da gennaio. Guarda, ti faccio l'ultima domanda, voglio solo un sì o un no. E Kashtira, post-banned, si può giocare? Allora, personalmente io non l'ho provato più Kashtira. Ok, l'hai preso e fondamentalmente l'hai messo in dolcestino, come hanno fatto tutti. Sì, perché prima della banned io giocavo Kashtira, ma un Kashtira non che faccio Shangri-La, Evo, sì. Ma facevo 4 summon per giocare attorno a Nimir e facevo Arise e passavo così. Mi hanno bannato Arise, quindi non posso fare più questa cosa. E di conseguenza poi non l'ho più provato. Che quello era il miglior modo per giocare attorno alle carte. Per giocare attorno a Talent tu facevi Arise Spasso, avevi Lancia, giocavi attorno a Talent, giocavi attorno a Nibiru, giocavi attorno a veramente tutte le carte. E quindi così. E dopo la banned ho visto molti che lo giocavano con i Floodgate, con Dark MB, anche con gli Invoked. Un po' strano perché comunque vabbè, i Kashtira sono tutti gli attributi, cioè sono vento, fuoco, terra, quindi bene o male, a parte luce, però vabbè, però ho visto giocare pure con Invoked, diciamo che secondo me l'engine è sempre forte. Ferrir ad esempio è giocato in tutti i mazzi praticamente, quasi tutti i mazzi, bene o male puoi mettere sempre tre Ferrir, però Kashtira puro così difficilmente penso che si vedrà mai più. Sì, no, perché comunque non c'ha più quella win condition che era Rise. Sì, magari può far bene un evento, per carità, cioè giocata la giusta lista così, però secondo me non è il mazzo giusto da usare. Non sto a provarlo, però Kashtira puro così difficile, mentre Ferrir sicuramente. Okay. Ferrir è la carta più forte dell'archetipo attualmente, quindi. Ma esempio, tipo, considerando la Rise Bandito, te la colleresti Diablosis a 1? O dici no, Diablosis deve continuare a non esserci? Diablosis è una carta molto sbagliata. Però se bannano a Rise, sì, e mettono Diablosis, se Diablosis torna a 1, può essere più competitivo il mazzo. Perché già partire con una possibilità di lockare tre zone, puoi lockare tre zone, e incomincia ad essere fastidioso. Quindi sì. Anche perché in Master Duel c'è Diablosis, no? Sì. In Master Duel ci dovrebbe essere Diablosis, però non c'è Rise, mi pare. No, perché non c'è Photon Hypernova, c'è certo. Tipo solo Orco, mi sembra. No, c'era un Kashtira che è uscito dopo. Quindi fa capire che anche Diablosis, cioè Diablosis è veramente forte come carta in quel modo. Quindi, cioè, probabilmente lo riproverei con Diablosis, sì. Però senza Diablosis, senza Rise, mi sa di no. Ok, beh, abbiamo finito, guarda. Allora, grazie mille, mi ha fatto molto piacere fa l'episodio del podcast con te anche a questo giro. Adesso grazie a te, l'opportunità. Io ci vengo ovviamente a Bologna, prende il cazzo il day 1 e poi, no, l'idea sarebbe fondamentalmente andare su venerdì, me ubriaco, andare sabato al torneo, prende il cazzo, me ubriaco sabato sera, domenica se fa i side event, sia per il retro format, per lo standard, sarà un grande fine settimana. Sì, sì, l'idea di registrare qualche video, diciamo, quelli almeno me li porto a casa. Spendo 300 euro, ma almeno dei content per la settimana ce l'ho. No, vabbè, ma comunque è bello sempre fare YCS. Sì. Poi ti dico, i side event si vince di più del main event. Cioè, assolutamente. Fai un side event e vinci un torneo a side event, vinci molto di più di quando che potresti vincere al main event. Quindi per... Però sì, secondo me YCS è veramente, cioè, un'esperienza... Che poi arrivo anche l'altro giorno con un mio amico. Cioè, sono contento da una parte che sia a Bologna. Poi ma ho fatto pure un'intervista a YCS dove dicevo che comunque una grande opportunità YCS di Bologna. Mm-hmm. Perché molti giocatori italiani possono dimostrare, cioè non dovendo per forza, possono giocare a YCS non dovendo per forza viaggiare o comunque così. E poi dicevo anche comunque, se da un lato è bello che ci sia un YCS a Bologna, a me però personalmente piace viaggiare. E quindi ovvio che mi fa piacere che sia a Bologna.
però a me piace prendere l'aereo e viaggiare e andare con che sia Dortmund, Utrecht, così mi piace prendere l'aereo così. Però a Bologna c'ho bei ricordi, quindi speriamo che si mantenga, rimangano tali. No, no, ma guarda, considera una cosa, e fondamentalmente i CS in Italia l'hanno sempre fatto, tranne, vabbè, il Sì. periodo Covid che è saltato, e poi dopo quest'anno che se la sono tirata un botto dicendo, no, ma grande evento d'Europa con 2500, no, con 1900 giocatori, se non facevi i CS in Italia a questo giro, eri proprio, No, cioè non ci hai capito ma niente. esatto, cioè, ma più che altro perché lo fai in Germania, in Francia, l'hanno sempre fatto a Milano, non ho fatto a Rimini qualche anno. Sì, è stato incredibile. Rimini è bello perché c'è pure il mare, e quindi no, non potevano farne almeno uno su quattro in Italia, quindi è No. veramente pure. Già l'anno scorso non hanno fatto nessuno, quindi già era un po' diciamo, uno scandalo, però almeno quest'anno dai. Guarda, non ti chiedo cosa vuoi giocare perché ovviamente non credo tu lo sappia ancora. Ah, Io giocano 2 mesi. sì, io Vediamo. probabilmente andrò con Flander, visto per fare proprio il tumore. Ah, no, ci sta, è bello forte, Flander. È sempre solido come mazzo. No, ma è perché a me piacciono quei mazzi che sono diciamo, chiamiamolo control, la combo è quella, e poi piazzi il mostro sul terreno e l'avversario ti guarda. Diciamo che Flander è il mazzo, diciamo, secondo me, con più win condition come carte. Cioè, Flander gioca Trappola Arpia, che ti fa vincere. Gioca Shifter. Shift che ti fa vincere. Gioca Empen che è un floodgate. Gioca Aviano. Aviano. Poi, cioè, è il mazzo, diciamo, con più win condition del meta. Anche perché se tu gli fai tipo un Ashe, è capace che quello ti fa Trust, setta la Trappola Arpia e hai perso la partita. Quindi, Flander, sotto questo punto di vista, è il miglior mazzo. Cioè, è il mazzo con più win condition. E quindi, sì, è comunque forte Flander. È sempre un mazzo ostico. Cioè, non voglio mai beccare Flander e perdere il dado perché è sempre un rischio. Quindi sì, sono d'accordo con la scelta. No, no, Però ma... mancano ancora 2 mesi, quindi magari ci Ah, ripeto. dove lo trovo? Io non c'ho tempo per vivere. Come trovo il tempo a imparare un mazzo combo? Almeno Flander mi dà fiducia. L'altra opzione era Labyrinth. C'avevo pure le Big Welcome, che l'ho trovate tipo dentro una scatola. Mesi scorsi l'ho tirate su così, tanto per, stavano a 1 euro. L'ho buttate dentro gli scatoloni e neanche mi ricordavo. L'altro ieri, cercando a caso, trovo queste tre Big Welcome. C'era un ragazzo che me le voleva. Ho pensato, le gioco e mi compro tipo due Chaos Angel che mi mancano, insieme a tutto il reparto. O mi faccio 72 euro dei Big Welcome e gioco Flander che me ne costa tipo 20. Ho 72 detto, euro è Flander. gioco Flander. Allora, grazie mille, mi ha fatto molto piacere, è tipo 2 volte che lo dico, e spero di poter fare di nuovo la chiacchierata tipo tra 2 mesi. Vuol Sì. dire che è andato bene qualcosa, quindi. E niente, ragazzi, grazie per aver seguito anche questa puntata e noi ci rivediamo domani, sì, domani, sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!